Caos rifiuti a Scicli. La denuncia arriva dai consiglieri comunali di Forza Italia Mario Marino e Vincenzo Giannone, che definiscono drammatica la situazione. I due esponenti politici segnalano problemi diffusi in tutto il territorio, malgrado l'amministrazione si fosse impegnata ad aumentare la raccolta differenziata che vedeva la città fanalino di coda nella graduatoria provinciale. Particolarmente critica la situazione all'ingresso di Playa Grande, ma anche in alcune strade a ridosso del centro storico di Scicli si vedono delle mini discariche abusive. Il recente cambio della ditta che si occupava della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti non è servito a migliorare la qualità del servizio. Il sindaco Enzo Giannone ha rivolto un appello ai cittadini, invitandoli a differenziare correttamente, ma le cose non sembrano essere cambiate di molto. Per tornare alla normalità bisognerà aspettare o procedere, come suggerisce Forza Italia, ad una revisione completa dell'intero sistema di raccolta dei rifiuti. Sempre in tema di differenziata, c'è da segnalare il risultato ottenuto a Modica nel mese di novembre. I dati ufficiali diffusi dall'assessorato all'ecologia certificano una percentuale di differenziata del 53%. A Modica, tra l'altro, sono aumentati i controlli della polizia locale, controlli che hanno dissuaso da comportamenti scorretti. A completare il quadro, la notizia riguardante il calendario della raccolta differenziata nel territorio comunale di Ragusa, che subirà un'importante modifica a partire dal 1 gennaio del 2019. La raccolta della plastica sarà effettuata il martedì, mentre quella del vetro passerà al mercoledì in concomitanza con la raccolta della frazione organica.